dai. Ma intanto proviamo a chiamarlo di nuovo, vediamo a casa, se sentiamo. Fai il numero. Il numero. Sentiamo se ci risponde. Dunque. Pronto? Oh, signor Mike, buongiorno, abbiamo provato a chiamare. Eravate voi che mi chiamavate? Sì, sul cellulare, eravamo noi. Ma era anonimo, eh? Lo so. Lo sapete che io non rispondo anonimo. Senta, c'era la Monica Bellucci da noi. E allora? No, così. Cioè, allora, le piacerà, immagino, insomma. Allora? A me non me ne frega niente, lo sai. Io la Daniela. Ah, certo, tu hai. E basta. Lei ha la Daniela. E mi basta la Daniela. Con la Daniela ci faccio fino a 87 anni. Ne ha 83. Ancora... No, poi la cambio, volevo dire. Ah, la cambia poi, eh? Che è una macchina, vabbè. Comunque, proprio un bello spettacolo. Cosa? Veramente, stamani ci è mancato poco che mi venisse un coccolone, amici ascoltatori. Che è successo, signor? Allora, sono andato all'edicola sotto casa come ogni mattina per comprare le solite pubblicazioni, cioè il Corriere, Sorrisi e Canzoni, tutto bricolage. Poi ho preso Rizza Psicosomatica e il Gazzettino della Coppia Aperta. E allora, scusi, che ho visto che siete sulla copertina di Sorrisi e Canzoni. È vero, io e Fiorello siamo nella copertina. Pensate, un tempo per avere la copertina di quel settimanale dovevi essere qualcuno. Adesso vedo che ci vanno cani e porci. Vabbè, adesso. E visto che il tuo socio è un cane, immaginati cosa sei tu, caro Baldini. Va bene. Almeno le sono piaciute le foto? Sembrate due mammolette. Vi mancano solo i piercing sul capezzolo e i pantaloni di pelle col buco, lo sai? Ma roba da matti. Ma se voi cialtroni andate sulla copertina di Sorrisi e Canzoni, a me cosa devono dare? So. La copertina del Nuovo Testamento? Vabbè, ascoltatori. Vabbè, Mario Bianchi, manda la sigla del migliore, forza. Mandiamo la sigla, ci ha massacrato. Buonasera amici ascoltatori e benvenuti al Migliore, la categoria della quale ci occuperemo oggi è quella dei ballerini classici. Fate entrare il primo concorrente. Buonasera, mi chiamo Lindo e vengo da San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona. Oi la la! Chiariamo subito una cosa, a te piace la lasagna oppure il cotechino? Ma no, mi colpisce molto questa domanda di carattere culinario, comunque io mangio di tutto, signor Mike. Dai, forza, possiamo dire che sei un misto griglia, diciamo così. Allora, per andare d'accordo, stammi sempre davanti a un palmo dalla mia sagoma. Santa pazienza. Ma ricordo anch'io che per un periodo feci il ballerino classico a New York, eh? E come te la cavavi, Mike? Beh, devo dire che non ero molto adatto. Ad esempio, quando sollevavo la ballerina sopra la testa, rimanevo lì qualche minuto a guardare sotto il tutù, per non parlare poi delle pirouette dove si dovevano incrociare le gambe. Io non lo volevo mai fare, eh. Perché mai? E te lo domandi? Mi si schiacciavano sempre le olive, lo sai. Beh, adesso basta e passiamo alla domanda. Ovviamente a inerente. Inerente, che è inerente? Alla professione di ballerino. Ballerino. Allora, come si chiama la danza eseguita da tre? No. Anzi, da quattro. Ora sì. Coppie di danzatori. Quattro coppie. Ti do tre opzioni. Quadriglia, quaterna o ammucchiata? Si chiama quaterna, ne sono sicuro, la ballo sempre. Ma è un cretino. Già quaterna? Ah sì? Mi sono sicuro. E scommetto che qualche volta ballavi anche qualche terno e qualche cinquina? Scommetti che ti faccio fare una piroetta senza musica? Scommetti? Vediamo. Allora avvicinati un po'. Sì, ormai. Chiudi gli occhi. Sì, ormai. Uno. Sì. Due. Sì. E terrà. Oh no! Oh là là, guarda come gira e non smette, eh. Adesso mi sto fermando, Mike. Come detto, scusa? Mi sto fermando, Mike. E allora provvediamo subito. Ah, che roba, sembra una trottola, eh. Va bene, la puntata è finita. Oh, si sta fermando di nuovo. Eccolo là. Forza, lo facciamo girare tutto il giorno. Sì, Mike, forza, questo misto griglia. Ancora, Ale.
forza le. Ciao ciao, ciao ciao. Eccolo qua, grazie amici, la puntata finisce qua. Grazie. Forza, coraggio.